Pace a te, anche stasera siamo insieme e grazie siano rese al Signore per questo appuntamento speciale. Dobbiamo veramente ringraziare il Signore e quello che vogliamo fare lo facciamo subito. Preghiamo insieme, mettiamoci insieme ed invochiamo la presenza di Dio nella nostra vita. Non come un qualcosa fatto a fior di labbra, perché... La, la, la bocca deve parlare da ciò che viene dal cuore, dobbiamo coinvolgere il nostro cuore. Solo papà papà pa, non serve, con Dio no. Dobbiamo coinvolgere il cuore e dire in sincerità quello che viene dal cuore perché così si sblocca il nostro cuore. Eh? E poi leggiamo e impariamo. Questa sera impariamo il metodo di Dio. Per quando abbiamo bisogno. Il Vangelo non è per tutti, <ride> è per tutti ma non è per tutti. Il Vangelo è per coloro che sono vivi, che sentono il bisogno di essere perdonati. Il metodo funziona. È per quelli che sentono il peso del peccato, che lo Spirito Santo fa sentire che abbiamo sbagliato e abbiamo bisogno di essere perdonati, lavati, perché il nostro cuore desidera di essere pulito. Mentre quelli che sono morti alle cose spirituali, morti che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi prendiamo un peso di 10 kg e lo mettiamo su un morto, non se ne accorge. Perciò se è morto, non sente, non ha la sensibilità. Se ci mettiamo 10 kg su un morto, non lo sente. Se ci mettiamo un libro, non è 10 kg, 200 grammi, li sente perché è vivo. Il Vangelo è per i, quelli che sono vivi, che sentono il bisogno e cercano di essere purificati. E allora lo Spirito Santo coglie l'occasione per prendere la parola di Dio e dare le direttive di quello che dice Dio. Perché poi... Aderendo a quello che dice Dio, vediamo la nostra vita che cambia. Infatti per questa categoria il Signore dice prendete un cuore nuovo, prendete uno spirito nuovo. Cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo alla sorgente da chi ha questa possibilità e chi ha questa possibilità ce l'ha solo Dio. Colui che ci ha creati ci vuole rinforzare creare, ripete la creazione nel senso spirituale. Ebbene, allora non è per tutti, è per tutti e non è per tutti, perché ci sono degli stati d'animo che a volte sono chiusi, sono duri, dei cuori duri che non di qua entra, di qua esce. Però può accadere che in un periodo ha il cuore duro, poi per degli eventi, per delle cose che sono a noi sconosciute, diventa un cuore morbido, si apre allo Spirito Santo ed opera. E allora in quel caso il Vangelo è per la stessa persona che prima non era e poi è. Cambiano le temperature del nostro stato d'animo, non solo, ma lo Spirito Santo usa i suoi metodi per poi risvegliare nella nostra vita è un poco come la natura le quattro stagioni la crescita delle cose sembrano morte ma poi diventano vive col calore nel mese di aprile cambia la natura così è la nostra vita spirituale questa sera vogliamo leggere insieme un pic piccoli passaggi che ci aiutano a comprendere il metodo di Dio quando ci sentiamo che abbiamo bisogno di essere purificati lavati di sentire la leggerezza nel nostro cuore che porta il soffio dello spirito santo che area il nostro essere eh? lo energizza lo permea con la sua presenza perciò noi dobbiamo tendere sempre ad aprirci al Signore perché poi impariamo come e ritorniamo allo stesso posto perché ci piace. Cominciamo a trovare il piacere di avere comunione con Dio e non ci bastano più le parole religiose. Abbiamo bisogno di parole vive che vengono dal Signore, che vengono vivificate dallo Spirito Santo. Preghiamo insieme Signore, dai che poi le leggiamo insieme, eh? Preghiamo, chiudi gli occhi per non avere distrazioni, apri il cuore insieme con me, andiamo insieme al ah, Signore, rilassati nella Sua presenza, parlagli col cuore, parliamogli col cuore, eh? Andiamo a Lui, dai, vieni con me, io vengo con te, ci mettiamo insieme, e andiamo al Signore. Signore, veniamo a te, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo. Per i suoi meriti tu ci permetti di entrare in tua presenza. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del tuo Santo Spirito, che invochiamo su di noi, che penetri nel nostro essere e ci dia la possibilità di comprendere quello che tu ci dici questa sera. Perché abbiamo bisogno ogni volta di una svolta, di avvicinarci di più a te per sentire la tua approvazione. Parlaci, tu la prima cosa ci cominci a parlare con la tua parola, che diventa stabile nella nostra vita perché quando noi pensiamo diversamente la tua parola che ha preso forza nella nostra vita ci dice no, devi fare così o non così. Ci dà le direttive e noi ti ringraziamo. Signore, ti vogliamo presentare tutti quei fratelli e sorelle che siamo insieme che hanno dei bisogni particolari. Oh Spirito Santo di Dio, sì, sì, tu sai quanti, Signore, hanno dei pesi che sono molto più pesanti di loro stessi. Oh, Signore, aiutali. Se loro pesano 70 kg hanno dei pesi di un quintale e mezzo. Signore, aiutali! Sono di quelli che non ce la fanno, le forze sono venute meno, stanno venendo meno. Per amore di Gesù Cristo li presentiamo a te, perché lo Spirito Tuo Santo possa soffiare, alitare quella vita nuova, quella forza nuova, quella fede nuova, quella fede fresca che viene alimentata dalla tua parola per mezzo dello Spirito Santo. Rispondi, Signore, sì. Ti presentiamo quanti ci hanno chiesto di pregare, a noi e ai fratelli e sorelle che sono con noi. Signore, è l'occasione che mentre siamo insieme li presentiamo a te. Sì, Signore, te lo chiediamo insieme. Sì, Signore. Sì, Signore, sì, Signore. Sì, Signore. Per la tua grazia, abbassati, Signore e rispondi. Te lo chiediamo tutti insieme ed insieme ti ringraziamo perché sappiamo che in molte occasioni tu alleggerisci il peso mentre siamo dinanzi a te. Cambi il nostro modo di pensare, molte volte, Signore, non cambi il problema, cambi noi di fronte al problema. Ce lo fai vedere dal lato giusto che non ci pesa più, perché alla fine la tua parola dice che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Permetti ai nostri cuori di amare te, perché poi ci dai i tuoi occhiali per vedere che possono essere in nostro favore tante cose che sembrano contrarie a noi. Padre, te lo chiediamo tutti insieme. Nel nome di Gesù Cristo, parla ai nostri cuori per mezzo della tua parola e facci avvicinare a te. Per Gesù te lo chiediamo. Amen. Amen. Gloria al Signore. Di un bel Amen per dire così sia, voglio stare insieme con voi stasera per meditare, condividere la parola del Signore. Il metodo di Dio guardiamo insieme con calma, senza fretta, perché abbiamo il tempo, rompiamo le regole televisive, non ha importanza perché Dio ci ha dato bello, questa bella possibilità di condividere la Sua parola e senza fretta piuttosto che vedere scemenze che ci sono a monte e a valle di perdite di tempo e di televisioni che ci fanno mettere paura per quel che succede in giro, almeno condividiamo la parola del Signore e stiamo un po' calmi, perché per certo lo Spirito Santo, mentre parliamo e amministriamo e condividiamo la sua parola, tu ti accorgi che porta calma nella tua vita. E non è poco. Perché c'è tanta gente che si deve prendere dei calmanti per stare calmi. Noi ci prendiamo la medicina che viene dal cielo, la pace, la calma che porta lo Spirito Santo nei nostri cuori, gratuito, gloria al Signore, che viene direttamente dal principe della pace. Ogni cosa che c'è ha un principio, un principe. Parte genera, Gesù genera la pace e la distribuisce nei nostri cuori per lo Spirito Santo, mentre noi condividiamo la sua parola. Alleluia. Il metodo di Dio, guardiamolo insieme. Leggiamo insieme in Amos capitolo 7 verso 1. Amos 7 1. Gloria al Signore. Il Signore, Dio, mi fece vedere questo. Egli formava delle locuste al primo spuntare dell'erba tenera, quella che spunta dopo la facciatura per il Re. Nei primi nove versi ci dimostra quando noi persistiamo nel male, Dio usa i fenomeni naturali per guidarci, per indicarci, per giudicarci. Dio punisce il popolo, ma non risparmia chi sta al potere, anche chi guida il popolo. In questo caso il re aveva un tipo di erba migliore e le cavallette stavano mangiando anche l'erba del re, dall'impressione dell'erba voglio. Guardiamo nel verso 2. Come ci aiuta quando ci accorgiamo che dentro di noi sentiamo delle tempeste, sentiamo dei delle perdite, sentiamo che qualcosa non va per il verso giusto. Quando esse finito di divorare l'erba della terra, io disse: Signore Dio, perdona, come potrà sopravvivere Giacobbe piccolo com'è? Ecco allora che cosa vediamo: che Dio manda un giudizio che pesa sul popolo. E questo uomo di Dio, Amos, un profeta chiamato che faceva il mandriano, pasturava le sue pecore, mucche, cammelli, non sappiamo cosa pasturava, diventa l'intercessore del momento. Questo metodo è speciale, perché quando vediamo, quando ti accorgi, che alcune cose nella tua vita non funzionano per il verso che devono funzionare e a volte vedi che si aggiungono più cose, poni mente. Il metodo migliore che troviamo nella parola del Signore? Leggiamo gli ultimi due ricchi del verso 2. Tutti lo possiamo fare. Signore, o oh Dio, Dio perdona. Come posso sopravvivere? Piccolo come sono, piccola come sono. Gloria al Signore. Leggiamo insieme in Giacomo capitolo 5 verso 16. Giacomo 5 verso 16. Ci aiuta la parola del Signore, gloria al Signore. Confessate dunque i vostri peccati gli uni gli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Confessate dunque i vostri peccati, cosa vuol dire? Vuol dire l'onestà reciproca, l'apertura e la condivisione dei propri bisogni consentirà a noi credenti di sostenerci, di aiutarci, di parlare delle nostre debolezze affettuosamente per essere sostenuti ed aiutati, di sostenerci vicendevolmente nella battaglia spirituale o nelle difficoltà. Che possano sopravvenire. Questa è la Chiesa. Sore, fratello, sto vivendo un momento particolare. Aiutami. Preghiamo il Signore che mi dia la forza di sopportare, di continuare. Questo amore è un amore che guarisce. Guarisce il nostro cuore. Ha una grande efficacia, la, le preghiere ferventi e assidue degli uomini di Dio sono molto efficaci. Nel libro dei numeri, capitolo 11, verso 2, guardiamo come ci aiuta la parola del Signore. La Chiesa è il corpo di Cristo, noi ci dobbiamo volere bene, forse non riusciamo con tutta la Chiesa. Ma dobbiamo avere dei fratelli e delle sorelle che ci aiutiamo. Allora il popolo gridò a Mosè, Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. Gloria al Signore. Eh? Quando noi andiamo al Signore, quando vedi che non ti disperdere a destra e a sinistra, ti avvilisci, e non è detto che se vai verso la direzione sbagliata, quelli che tu vai ti aiutano veramente. Perché tanti sono contenti che tu stai male e non ti aiutano. Gli dai soltanto la soddisfazione di vedere che stai peggio. Mi ricordo un amico che soffriva di cancro. Si chiuse in casa. E non voleva essere visitato da nessuno, da nessuno, perché lui pensava in cuor suo: quando sanno che io ho cioè il cancro, non è che mi compatiscono o si preoccupano di me, sono contenti che io sto male, allora non voglio vedere nessuno. E mi ricordo che accettava solo la visita di me e di mia moglie. Ma non perché io sono bravo, perché scopriva, leggeva la sincerità nel cuore che veramente gli stavamo vicino perché gli volevamo bene, quel bene che Dio ha messo nel nostro cuore. Questo è importante. Guardiamo in amostre continua perché non può accadere una volta. Può accadere una seconda volta. A volte ci sono delle cose che non funzionano bene e ci parlano ancora e noi ce ne accorgiamo. Come parla qui? Guardiamo Amos 3, 7, 3. Che sei bello, Signore. Ti vogliamo ringraziare perché il Signore ci guarisce mentre restiamo nella Sua presenza, mentre insieme. Ci apriamo a Lui, non perdere l'occasione di parlare con Lui mentre ascolti, mentre parliamo e condividiamo. Amos 7, 3. Ci sei? Poi metti insieme i versi. Il Signore si pentì di questo. Ciò non accadrà, disse il Signore. Come fece dinnanzi all'implorazione di Abramo per Sodoma, il Signore risponde. Leggiamo insieme in, in, in Isaia, capitolo 38, dal verso 1 al verso 5. 38, Isaia 38 dal verso 1 al verso 5, Isaia 38. Che sei bello, Signore, grazie. Sai che il Signore ti guarisce mentre tu ascolti la Sua parola? Se stai con un cuore predisposto verso di Lui egli opera già questa calma che mette nel tuo cuore. È già un miracolo di Dio. In quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse, così parla il Signore, dai i tuoi ordini alla tua casa perché sei un uomo morto, non guarirai. Leggiamo fino al verso 5. Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro. E pregò il Signore dicendo, Signore ricordati, ti prego, che io ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. Ed Ezechia scoppiò in un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia in questi termini, verso 5. Va e dia a Ezechia, così parla il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. 38, 1. In quel tempo si ammalò. La malattia colpì Ezechia prima dell'assedio di Gerusalemme. Descritto nel capitolo 36 e 37, narra della malattia ed introduce: Da i tuoi ordini alla casa, dice il Signore. E Ezechia fu invitato a rendere note le sue ultime volontà alla sua famiglia. Ma prima di parlare alla famiglia, uh, che bello. Ascolta, parlò al Signore. Sore, frate, ascolta bene. Molte volte, prima che ti metti a sperperare il tuo tempo e soprattutto se non hai una famiglia unita, timorata di Dio, ti conviene parlare con il Signore. <coughs> Ezechia fu invitato a rendere note le sue ultime volontà alla famiglia, ma lui li rese note <coughs> a Dio. Ricordati, parlane sempre prima con il Signore. Ogni volta che ti viene in mente, dici io ho sperperato tanto tempo, ne ho parlato con tutti e non ne ho parlato col Signore. Cambia, cambia metodo, funziona. La predizione possedeva un senso di irreversibilità, questo dice il Signore, eh? ma Ezechia sapeva che Dio era pronto a udire la sua supplica, era cresciuto nella casa di Davide, sapeva quante volte Dio era intervenuto nella sua famiglia e per lui Dio è importante perché aveva anche come testimonia la sua preghiera, camminato con Dio durante il percorso della sua vita. Gloria al Signore. Pregò, scoppiò in un gran pianto, cuore integro, cioè la richiesta di Zecchia, il prolungamento della vita era fondata su un profondo desiderio di piacere al Signore. Era stato gradito al Signore per quello che aveva fatto, ma lui aveva ancora la voglia di restare per essere gradito al Signore. E il Signore cosa fece? Leggiamo il verso 5 che stiamo leggendo. Il Signore concesse immediatamente quanto richiesto. Il fatto di dover modificare una profezia tanto repentinamente non turbò Isaia. Perché molte volte, molti pensano che noi pensiamo con la testa e pensiamo che sia una parola che viene. Questo è il nostro buonsenso molte volte. La parola che ci dà il Signore a volte arriva istantanea. I profeti non la conoscono prima, noi non la conosciamo prima. La conosciamo quando arriva. Ed ecco che la parola del Signore... Arriva lì, non turbò Isaia come invece turbò Giona più tardi. Isaia somigliava a Natan in questo aspetto: non disse, Me lo potevi dire, Dio prima? Noi dobbiamo dipendere da quello che il Signore ci dice e quando ce lo dice noi lo dobbiamo fare. Non sappiamo sempre prima, ma quando noi stiamo a Sua disposizione, Lui. Si serve di noi. Gloria al Signore. Grazie Signore. Continuiamo con Amos 7 verso 4. Il Signore Dio mi fece vedere questo. Il Signore Dio annunciava di voler difendere la sua causa mediante il fuoco. Infatti il fuoco divorò. Il grande abisso è divorò una campagna. Molte volte Dio ci fa vedere, ci fa sentire, ci fa intuire, anche attraverso visioni e sogni. Il metodo resta lo stesso. Leggiamo il verso 6. Il Signore, si pentì di questo, neppure ciò accadrà, disse Dio, ma perché? Perché nel verso 5, leggiamo il verso 5. Il profeta, oh gloria al Signore, pregò. Allora: Io disse: Signore, Dio, fermati, come potrà sopravvivere? Giacobbe piccolo com'è? La seconda visione si sviluppa attorno all'immagine del fuoco e preannuncia una devastante siccità che farà esaurire le falde acquifere e inaridirà i campi. Ma ancora una volta, Amos intercede e Dio risponde. Gloria al Signore. Leggiamo dal verso 7 al verso 9. Egli mi fece vedere questo. Il Signore stava sopra un muro e aveva in mano un filo a piombo. Verso 8. Il Signore mi disse, Amos, che cosa vedi? Io risposi. Un filo a piombo. E il Signore disse, ecco, io metto il filo a piombo in mezzo al mio popolo Israele. Io non lo risparmierò più. Leggiamo il verso 9. Saranno devastati gli alti luoghi di Sacco. I santuari di Israele saranno distrutti. E io mi leverò con la spada contro la casa di Gerobo Geroboamo. La vera natura spirituale di Israele è raffrontata e trovata mancante. Che cosa era il piombo? Ora, una costruzione normalmente si fa con delle regole: prima cosa si guarda il disegno e noi dobbiamo guardare il disegno di Dio. Poi cominciare la costruzione, cioè la nostra vita spirituale deve essere deve crescere e essere messa a livello perché la costruzione possa essere fatta bene. Come dice Giovanni Battista dice Ogni colle si è abbassato, ogni valle si è innalzata per spianare la strada e costruire la nostra vita spirituale con le regole del progetto divino, man mano che conosciamo la Sua parola. Si mette a livello e si mette a piombo. Perché se non è a piombo, secondo le regole della costruzione del disegno di Dio, quando saliamo un poco di più diventa come la torre di Pisa, ma quella è fatta con equilibrio, ma la nostra casa non regge se è come la torre di Pisa, perché quella è stata fatta da chi sapeva mettere in equilibrio le cose. Era uno dei grandi architetti che sapeva quello che doveva fare, progettisti. La vera natura spirituale di Israele era affrontata e trovata mancante, era fatta così a casaccio. Con il modello di giustizia divino, nella terza delle cinque visioni, la spada del giudizio giungerà dalla Siria. Diciamo che... Dio usa molte circostanze poi per portare il giudizio e il Signore ci deve aiutare. Gesù specifica con una parabola per far comprendere a noi qualcosa di molto importante e lo vogliamo leggere in Matteo capitolo 7 dal verso 24 al verso 27. Matteo 7 dal verso 27, dal verso 24 al verso 27. Così piano piano comprendiamo cosa ci vuole dire il Signore. Perciò chiunque ascolta queste mie parole, che ne viene fuori il progetto divino per noi, e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Leggiamo in Giacomo capitolo 1 verso 22 fino a 25. Normalmente quando si costruisce una casa si mette in pratica, si mette pezzo dopo pezzo. Non si può costruire una casa teorica. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Leggiamo insieme Giacomo nel capitolo 1 dal 22 al 25 che ci aiuta a comprendere. Cioè noi dobbiamo mettere in pratica gli insegnamenti che ogni giorno comprendiamo, li applichiamo nella nostra vita, così si costruisce la nostra vita spirituale. Costruiamo sul fondamento, sulla roccia che è Cristo, con gli insegnamenti di Cristo e la nostra casa spirituale regge. Guardiamo come ci consiglia la parola del Signore dal verso 22 al verso 25. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi, facendo male i calcoli. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, la casa non si costruisce. È simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. E quando si è guardato se ne va. E subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica egli sarà felice nel suo operare. Alleluia. Che bello. Parla Giacomo, parla Gesù, parla Amos. Chiunque, la struttura è quella, il disegno divino è spiegato dovunque andiamo nella parola del Signore. Il metodo divino è lo stesso, ma da che mondo è mondo, le costruzioni che hanno retto sono state fatte sempre in pratica, fatte bene. Dio ci deve aiutare. E già da quando c'era Adamo si comincia a costruire su una base solida. Questi esempi ci aiutano a comprendere che noi dobbiamo costruire sul disegno divino, sulla parola di Dio. Vediamo come bisogna fare così. Quando la nostra testa vuole fare diversamente, no, perché poi ne paghi le conseguenze. Poi cade il muro. Ci cade addosso e ci restiamo sotto. Torniamo a Matteo 7, 25. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. La casa rappresenta la vita spirituale, la pioggia sono le controversie della vita e qualche volta è il giudizio divino, come abbiamo letto in Amos, che ci sopraggiunge per farci riflettere e consolidare il disegno della nostra vita, della nostra fede che sia appoggiata sul progetto di Dio che è nella sua parola solo la casa costruita sulle fondamenta dell'ubidienza alla parola di Dio rimane in piedi quella parola che chiama al ravvedimento al metodo di Dio non, funziona, non è messa bene questa pietra la togliamo, la rimettiamo, ma la mettiamo bene. Non abbiamo fatto bene questa cosa. Allora ritorniamo, la facciamo, ma che deve reggere. Abbiamo sbagliato con il Signore. Torniamo al Signore, rimettiamo ordine nella nostra vita. Egli ci perdona e ci porta avanti al rigetto della salvezza per opere e alla fede. Nella grazia salvifica di Dio per mezzo del suo dono, sul suo dono misericordioso. Quando noi siamo di buona volontà, abbiamo visto: Abramo andò a Dio, Dio rispose. Mosè andò a Dio, Dio rispose. Ezechia andò a Dio, Dio rispose. Ora. Qual è il metodo di Dio? Dobbiamo andare al Signore. La pioggia è caduta perché le controversie ci sono. Nessuno non ha controversie perché siamo in un mondo dove le controversie sono da tutte le parti. Però quando torniamo al Signore riconosciamo l'errore fatto quando mettiamo il piombo e vediamo che fuori piombo. Quando guardiamo a livello e vediamo che è fuori, fuori livello, quando guardiamo a squadra che è fuori squadra, un buon costruttore capisce, mentre costruiamo la nostra santissima fede sulla parola del Signore, vigiliamo che il tutto sia armonizzato con il progetto di Dio. Guardiamo nel verso 26. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Verso 27, prima che cade dobbiamo correre ai riparti. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande, non è solo caduta, ma ci siamo restati sotto pure noi. Ecco, in questi pochi versi il Signore ci dà un'immagine chiara. Vogliamo che la nostra casa cade, la nostra vita spirituale crolla, allora lasciamo andare tutto così a rotoli. Lo sappiamo già prima però. Se invece noi con cura Costruiamo sugli insegnamenti della parola del Signore, non ci mettiamo in più, ci mettiamo molto meno, perché chi fa e disfa ci mette più tempo. Fare e disfare è tutto un lavorare, ma stiamo sempre al, ai primi mattoni. Se invece con attenzione cominciamo da subito a mettere ogni cosa secondo il discernimento che riceviamo dalla parola del Signore, allora la nostra casa spirituale, il nostro carattere, la nostra vita si forma sulla base della parola del Signore. I venti arrivano, non è detto che quella casa ben costruita non, non ci sono i venti, non ci sono le tempeste, perché sotto il cielo ciò che succede a uno succede pure all'altro, ma è detto che quella regge e l'altra no, Dio ci deve aiutare. C'è un bel canto che vogliamo cantare insieme, è il 707, la mia casa sulla roccia. Questi piccoli esempi ci fanno comprendere che facciamo bene a vigilare man mano che costruiamo la nostra fede, la nostra vita spirituale che sia poggiata sulla parola del Signore e su Cristo stesso cantiamolo insieme. Grazie al Signore. Ah, vogliamo pregare il Signore che ci dia l'aiuto e l'intelligenza necessaria. Costruire anche piano, ma costruire bene, così non devi disfare. Metti, togli, togli, metti, ascolti a quello, ascolti a quell'altro, no. Ascoltiamo alla parola del Signore così cresciamo pure lentamente. Ma quel poco che è fatto lo facciamo secondo il progetto di Dio. Vogliamo pregare il Signore? Ti raccomando, comincia bene, lascia perdere fino ad ora come hai fatto, comincia da questa sera. Il Signore, da questa sera io voglio cominciare un cammino nuovo con te, senza strafare, piano piano, passo dopo passo. Voglio seguire le indicazioni che tu mi dai ogni giorno che vengono dalla tua parola. Voglio costruire la mia casa spirituale sul fondamento della tua parola, sulla roccia eterna che sei tu, Signore, che non vieni mai meno. E non cambi oggi in un modo e domani in un altro. Preghiamo insieme, Signore. Chiudi gli occhi, apri il cuore e preghiamo. Signore, siamo davanti a te per ringraziarti perché tu ci consigli bene. Alleluia. Signore, grazie per ogni fratello, per ogni sorella che siamo insieme e che possiamo, sì, ascoltare quello che tu ci dici nella tua parola come se fossimo dietro di te quando camminavi sul pianeta. Perché la tua parola la sentiamo proprio come... Se uscisse dalla tua bocca e viene ai nostri cuori. Signore sappiamo che tu vuoi il nostro bene e vuoi che la nostra fede, la nostra vita spirituale regga anche quando ci sono dei contrasti nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra famiglia, nella nostra comunità dove tu ci hai messi. Signore ti preghiamo. Facci fare passi di ubbidienza. Signore, grazie. Mi fa sentire il Signore di pregare per te che vuoi cominciare oggi meglio sulla base della parola del Signore. Io voglio pregare con te. Se tu stai decidendo nel tuo cuore, come me, di migliorare, io voglio pregare per te e con te. Allunga la tua mano verso la televisione, ci mettiamo insieme perché la parola del Signore dice che quando due si accordano il Signore risponde, ti voglio sostenere con la preghiera e con la benedizione di Dio, ti voglio impartire una benedizione potente da parte del Signore nel nome del Signore. Signore ti presento il fratello, la sorella che siamo insieme e che protende la sua mano verso di me, si mette insieme con me per cercare aiuto, per migliorare. Signore, aiutala, aiutalo per l'amore del tuo nome, aiutaci insieme a migliorare nel, tuo cammino, nel nostro cammino mentre camminiamo insieme con te. Aiutaci, Signore, te lo chiediamo insieme. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie al Signore. Prendi nota dove abbiamo letto così, vai a rileggerli. Amos 7, 1 e 2, Giacomo 5, 16, Amos 7, 3, Isaia 38 da 1 a 5, Amos 7, 4, Amos 7 da 6 a 9, Matteo 7 da 24 a 27, gloria al Signore. Leggili ed avrai nuova luce. Allora, domani mattina non ci vediamo, ci sarà una replica e domani sera noi abbiamo il canto, mentre ci saranno due dirette alle 19.30, c'è il fratello Archetto da... Anzio e alle 21.20 ci sarà il fratello Chiocca da Milano. Noi ci vediamo dopo domani mattina, però voglio chiederti di pregare per noi, per la giornata di domani. E ti voglio dire perché devi pregare se tu hai a cuore l'opera del Signore, ti voglio dire, noi stiamo facendo giù sotto una sala per 300 o 400 persone, 400 persone e dobbiamo portarla avanti. E oltre a questo, domani abbiamo il primo incontro con degli ingegneri per fare delle stanze, sala riunioni. Con delle stanze, abbiamo 1600 metri quadrati per fare stanze, per ospitarti, per ospitarvi e per ospitare coloro che vengono e possono anche restare con noi. È un impegno molto serio. Il Signore ci ha parlato in un modo forte dicendoci che queste cose sono importanti. La sala riunione per 400 posti. E 1600 metri quadrati di stanze, che non sappiamo quante stanze ne vengono fuori, 20, 30, quello che possiamo, e domani, Dio piacendo, cominciamo a preparare i disegni con i tecnici. Ti voglio chiedere una cosa: prega che il Signore possa farci portare avanti questa bella opera che ci ha affidato. Che Dio possa essere glorificato man mano che camminiamo insieme con Lui, perché così possiamo sviluppare l'opera di Dio a livello nazionale per fare convegni, riunioni grandi, programmi televisivi, per cori, per corali e convegni una sala di convegni dove possiamo offrire un servizio a tutta la Chiesa italiana che ha quegli insegnamenti che troviamo nel Vangelo. Ti voglio chiedere di pregare per questo. È molto importante, il Signore ci ha parlato in un modo forte e sappiamo che è nel suo piano, però abbiamo bisogno che tu ci sostieni con la tua preghiera. Quando ti passiamo nella mente come parole di vita, ricordati di presentarci al Signore. Ci bastano le tue preghiere fatte col cuore, perché questa è un'opera spirituale. E sappiamo che il nostro nemico non è molto contento di questo, ci attacca da tutte le parti, ma noi sappiamo che con Cristo siamo più che vincitori. Dio piacendo ci vediamo. Dopo domani mattina Dio ti benedica, pace e buonanotte.